Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Gesù, ti amo con la tua volontà, vieni divina volontà a pregare in me, poi offri questa preghiera a te come mia per soddisfare le preghiere di tutti e per dare al Padre la gloria che dovrebbero dargli tutte le creature. Mia Divina Maria, ti amo nella divina volontà, Regina Immacolata, Celeste Madre mia, vengo sulle tue ginocchia materne per abbandonarmi nelle tue braccia, per chiederti coi sospiri più ardenti che mi ammetta a vivere nel regno della divina volontà. Mamma Santa, tu che sei la regina di questo regno, ammettimi a vivere in esso affinché non sia più deserto ma popolato dai figli tuoi. Perciò, sovrana regina, a te mi affido affinché guidi i miei passi. Nel regno del volere divino e stretto alla tua mano materna, guiderai tutto l'essere mio perché faccia vita perenne nella divina volontà. Tu mi farai da mamma e come a mamma mia ti faccio la consegna della mia volontà affinché me la scambi con la divina volontà e così possa restare sicuro di non uscire dal regno suo. Perciò ti prego che mi illumini attraverso questa meditazione per farmi comprendere sempre più e sempre meglio che cosa significa volontà di Dio e come vivere in essa. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Cielo, volume 3, capitoli 24 e 25, 3 e 5 gennaio 1900. Continuo a vedermi tutta piena di miserie, non solo, ma anche inquieta. Mi pareva che tutto il mio interno si fosse messo in allarme per la perdita di Gesù. Andavo pensando tra me che i miei grandi peccati mi avevano meritato che il mio adorabile Gesù mi avesse lasciato e quindi non dovevo più rivederlo. Oh, che morte crudele è questo pensiero per me, anzi, più spietato di qualunque morte. Non più vedere Gesù, non più sentire la soavità della sua voce, perdere colui da cui dipende la mia vita e da cui mi viene ogni mio bene. Come poter vivere senza di lui? Ah, per me tutto è finito se perdo Gesù. Con questi pensieri mi sentivo un'agonia di morte, tutto l'interno sottosopra, che voleva Gesù. E lui in un lampo di luce si è manifestato all'anima mia dicendomi: pace, pace, non volerti turbare. Come un fiore odorosissimo profuma il luogo dove si mette, così la pace di Dio riempie, così la pace riempie di Dio l'anima che la possiede. E come il lampo è sfuggito. Ah, Signore, quanto siete buono con questa peccatrice.
E vi dico pure in confidenza, quanto siete singolare che niente meno devo perdere voi e neppure volete che mi turbi e mi inquieti. E se ciò faccio mi fate capire che io stessa mi allontano da voi, perché con la pace mi riempio di Dio e col turbarmi mi riempio di tentazioni diaboliche. O mio dolce Gesù, quanta pazienza ci vuole con voi, perché qualunque cosa mi succede, neppure posso inquietarmi né turbarmi. Ma volete che me ne stia in perfetta calma e pace? Trovandomi nel solito mio stato, mi sono sentita uscire fuori di me stessa ed ho trovato l'adorabile Gesù mio. Ma oh, quanto mi vedevo piena di peccati innanzi alla sua presenza! Nel mio interno mi sentivo un forte desiderio di fare la mia confessione al nostro Signore. Quindi, a lui rivolgendomi, ho incominciato a dire le mie colpe e Gesù mi ascoltava. Quando ho finito di dire, rivolgendosi a me con un volto pieno di mestizia, mi ha detto: Figlia mia, il peccato è un abbraccio velenoso e mortifero all'anima, non solo, ma come pure a tutte le virtù che nell'anima si trovano, se è grave. Se poi è veniale, è un abbraccio feritore che rende l'anima debole e inferma, ed insieme con essa si infermano le virtù che aveva acquistato. Che arma micidiale è il peccato, solo il peccato può ferire e dar morte all'anima. Nessun'altra co cosa può nuocerle, nessun'altra cosa la rende innanzi a me obbrobriosa, odiosa, che il solo peccato. Mentre diceva ciò io comprendevo la bruttezza del peccato e sentivo tale una pena che non so neppure esprimerla. E Gesù, vedendomi tutta compenetrata, ha alzato la benedetta destra ed ha pronunziato le parole dell'assoluzione. Dopo poi ha soggiunto, come il peccato ferisce e dà morte all'anima, così il sacramento della confessione dà la vita e la risana dalle ferite e le restituisce il vigore alle virtù. E questo più o meno secondo le disposizioni dell'anima. Così opera la virtù del sacramento. Mi pareva che l'anima mia avesse ricevuto nuova vita, non scorgevo più quel fastidio di prima, dopo che Gesù mi diede l'assoluzione. Sia sempre ringraziato e glorificato il Signore. Bene, meditiamo su queste due splendide lezioni, cominciando dalla prima. Il contesto della prima è quel dolore del tutto particolare, che come si legge altrove negli scritti di Luisa, è Gesù stesso a provocarlo. Lo leggevo proprio nei giorni scorsi, credo nel 14° o nel 15° volume. E si tratta di questo. Luisa soffriva pene incomprensibili e inaudite per noi comuni mortali ogni volta che in qualche modo, per qualche giorno, per qualche tempo, Gesù si nascondeva la sua anima, cioè non si faceva da lei vedere in forma sensibile. Questo tipo di sofferenza, che ripeto, noi non possiamo perfettamente penetrare, è la peggiore che possa capitare ad un'anima che abbia queste esperienze. Per me tutto è finito se perdo Gesù. Cosa ho letto in quegli scritti un pochino più tardi, no? 14°, 15° volume, adesso non ricordo la citazione. Che Gesù stesso a un certo punto le dice: guarda che sono io la causa di questi tuoi dolori, cioè se non mi fossi fatto conoscere a te in questo modo, tu non avresti potuto avere questa forma di sofferenza più grande, che era più grande in assoluto, e che chiaramente le altre creature che non hanno avuto questa esperienza non possono avere. Cioè, noi sappiamo benissimo dall'esperienza, oltre che dalla rivelazione, che ecco perché gli uomini sono così scellerati e camminano a volte, pur senza saperlo, su un'autostrada che va verso l'inferno, no? E non ci pensano mai al Signore e tante altre cose, perché noi non ci rendiamo conto di ciò che Gesù è, non ci rendiamo minimamente conto di ciò che è il paradiso e tante altre cose, no? Perché se ce ne rendessimo conto, tutti i divertimenti del mondo, tutti i piaceri del pianeta Terra sarebbero meno che nulla. D'accordo? Perché tutto ciò che le piccole cose belle della vita terrena in qualche modo ci trasmettono è contenuto in maniera somma, come dire, essenziale e sostanziale in Dio.
Sappiamo che anche le piccole cose belle di questa vita, dagli scritti del Divin Volere, sono i suoi piccoli ti amo, no? Piccoli ti amo che quando uno li riceve, li accoglie, però altro è riceverli, accoglierli da Dio come segni del suo ti amo, altro è ricercarli come fini e fare della vita una continua e affannosa a volte ricerca di piaceri o di cose piccole in confronto a ciò che Dio è, come fanno la stragrande maggioranza degli uomini però, no? Ecco, una delle motivazioni dipende dal fatto che non sanno quello che si perdono e non sanno quale follia è andare a cercare, come dire, una briciola quando uno sa nella dispensa un forno pieno di pane, insomma, no? Ecco. Quindi la delizia di Luisa era anche la fonte principale delle sue sofferenze. Sofferenze, come dire, ripetiamo, ulteriori e più dolorose che evidentemente il Signore ne aveva bisogno e le utilizzava, ecco, in relazione all'ufficio di vittima di Luisa, no? Che tra le tante cose che doveva soffrire, doveva soprattutto soffrire e offrire anche questa che era la più straordinaria. Qui però Gesù le raccomanda di soffrire bene questa pena, perché quando c'è l'inquietudine, il turbamento, la sofferenza non è più gradita a Dio, ma si aprono delle porte purtroppo al demonio. Ecco, per cui Gesù rettifica queste disposizioni di Luisa con il suo pace, pace, non volerti turbare. La pace riempie di Dio l'anima che la possiede come un fiore odorosissimo profumo in luogo dove si mette. Quindi Gesù, come dire, le propone a modello di sofferenza, per esempio, la Madonna ha sofferto infinitamente, immensamente, sotto la croce in particolare, ma in tutta la sua esistenza, ma non ha mai perso la pace e il turbamento. Quindi l'intensità delle sofferenze deve essere vissuta dall'anima senza turbamento alcuno, ecco, e senza inquietudine alcuna. Ecco, è questo che vale per le sofferenze del tutto peculiari, insomma, di Luisa, vale anche per ciascuno di noi, comprese quelle prove in cui a volte il nostro Signore nasconde un pochino il suo volto. Quando Gesù nasconde un pochino il suo volto, lo fa analogamente per lo stesso motivo con cui lo fa con queste anime, no? Primo, ecco, per farci offrire questa piccola sofferenza, che per noi certamente è più piccola. Seconda, per farci esercitare il desiderio. Anche questo Gesù spiega a Luisa, no? Che a volte si faceva nascondere perché voleva che Luisa lo chiamasse, lo desiderasse, e quindi per far crescere in lei il desiderio e l'amore verso di lui. E anche questo deve essere un punto chiaro per ciascuno di noi. Più vicina certamente a noi e più per certi aspetti formativa, anche se nulla, questi scritti non si possono assolutamente in nessun modo catalogare perché sono delle piccole perle di cielo tutti, però è il secondo capitolo, quello del 5 gennaio, dove parla del peccato e della confessione. Questo, anche se trattandosi ovviamente sempre di cose di fede, hanno bisogno di fede per essere fatte nostre, però è qualcosa di più vicino a noi. Dice Gesù che il peccato è l'unica cosa che può nuocere all'anima, l'unica cosa che può ferirla e darle la morte, l'unica cosa che la rende innanzi a Gesù obbrobriosa e odiosa. Qui dobbiamo fare attenzione, perché noi sappiamo che nel peccato c'è una dimensione oggettiva e soggettiva. Cosa significa questa cosa? Significa che il bene e il male sono due realtà oggettive, cioè che prescindono dal fatto che io una cosa la riconosca o meno come male, sia d'accordo o meno che essa è bene o male, sia consapevole quando la compio che essa è bene o male.
D'accordo, cioè, facciamo un esempio. Se una persona ha quella particolarissima forma di malattia fisica, no? Molto rara, per cui perde la sensibilità nel corpo, se uno gli dà una coltellata, non sente niente. Ma con quella coltellata muore. Infatti è una malattia molto pericolosa perché la sofferenza, ecco, è una forma di difesa per noi, no? La stessa cosa. Se mi fanno l'anestesia e mi tagliano con il bisturi, io non sento niente. Ma il bisturi mi fa uno sgarro terrificante, invece un sacco di sangue, insomma, quindi se non fosse utilizzato bene il bisturi, non fosse fatta bene l'operazione, non fosse sanata bene la ferita, io morirei. Allora, quindi la coscienza di questo, quindi il fatto che io non senta dolore, non impedisce a quella cosa oggettiva di farmi del male, perché un coltello ferisce il corpo e se il corpo è ferito esce il sangue, si infetta la ferita, insomma si ha un male e che nella peggiore delle ipotesi potrebbe anche addirittura giungere a provocare la morte. Questo dobbiamo mettercelo bene in testa. Ecco, perché? Perché la prima cosa che bisogna fare è chiedere insistentemente al Signore e anche spenderci del tempo è la formazione buona della coscienza. Sapendo una cosa, noi partiamo da una penalizzazione a priori grande, perché per come siamo fatti noi, i peccati che commettiamo noi non li vediamo. Non solo che non li vediamo, non li vogliamo vedere. Per questo purtroppo veleno che ci circola nel sangue e che purtroppo ci sta, non ci possiamo fare niente, d'accordo? Che sono tutte quante le cattive disposizioni lasciate noi dal peccato originale, quindi l'amor proprio, la superbia, che noi abbiamo il sangue infetto, c'è niente da fare, sangue chiaramente spirituale, no? Quindi è così, dobbiamo prenderne atto come purtroppo handicap iniziale. Che significa questo essere così? Significa che noi rischiamo di trattare la nostra anima appunto come un punching ball, oppure avete visto le torture che fanno chi mette sempre spilli, 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 no? Cioè inconsapevolmente magari noi possiamo ridurre la nostra anima un colabrodo, quindi immaginiamo, no? Odiosa agli occhi di Gesù, dice lui, perché è orribile a vederla, no? Immaginiamo se noi vedessimo un essere umano tutto pieno di buchi e quindi con delle perdite di sangue in tutte le parti del corpo, diventerebbe mostruoso, diventerebbe un mostro, no? Ecco. Però noi rischiamo di avere la nostra anima così e magari pensiamo pure di non averci nessun peccato, cioè che se dovessi andare in confessionale, padre, io non faccio peccati, qualche piccola cosa mi dia la soluzione. Questo è il primo punto fondamentale, da cui dobbiamo di cui dobbiamo tenere conto e che conseguentemente deve animare sia la nostra preghiera, nel senso, Signore Gesù, fa che io veda me stesso come sono, e anche la nostra formazione, ecco, perché è la formazione della coscienza, quindi l'ascolto di buone catechesi, il confronto con i 10 comandamenti, la lettura dei santi, degli scritti dei santi, delle vite dei santi, delle esperienze dei santi, che confrontandoci con esse come uno specchio, piano piano allargano gli orizzonti della nostra coscienza. Per esempio, nel regno della divina volontà, una cosa che necessariamente deve farsi chiara e che quindi deve essere approfondita è l'attenzione ai peccati di pensiero, che generalmente sono un pochino trascurati, ma che non devono essere trascurati, perché l'orizzonte dentro cui si staglia la vita nel cuore divino è tutto interiore. Gli atti di unione, di fusione con la divina volontà sono tutti interiori, in continuazione, quindi si muove un universo dentro di noi senza che fuori ne traspaia il benché minimo segno, se non, come nella Madonna, tante volte l'abbiamo detto, una vita sempre più animata dalle virtù e che quindi necessariamente diventa anche esteriormente bella. Ecco, questo peccato, quindi, oltre al fatto che non li vediamo, ecco,
noi abbiamo anche un altro problema, il fatto che noi li minimizziamo, cioè i peccati grossi li fanno sempre gli altri, e se io ho fatto qualcosa, dice, vabbè, ma qualche cosetta, e qui dobbiamo avere la, come dire, la, il coraggio, non lo so, la sincerità, ecco, se ci siamo capaci, di rivedere le nostre confessioni. Come ti confessi tu? Sotto tutti i punti di vista, cioè se si fa fatica a trovare quello che si deve confessare, se quello che si confessa lo si confessa, come dire, così superficialmente, genericamente, ecco, oppure trovando sempre delle piccole o grandi astuzie demoniache, chiaramente, per scusare quello che abbiamo commesso, minimizzare quello che abbiamo commesso, ecco, edulcorare quello che abbiamo commesso. E poi il pentimento, con cui noi ci confessiamo. Ecco, anche qui io non vorrei ripetere sempre le stesse cose, no? Ma sapete, quando uno è colpito da qualche episodio, e quando quell'episodio appare come altamente edificante, è evidente che inevitabilmente si fa adesso più volte riferimento, no? La piccola Santa Gemma Galgani, sappiamo dal suo confessore che si confessava ogni 8 giorni in lacrime, confessando tutte imperfezioni e quasi tutte involontarie. Ecco, questo certamente una carità così grande non la si improvvisa, no? Ecco. Però tra questo, come dire, fervore eroico e una superficialità oppure una grossolanità, come dire, crassa, oserei dire, ci deve essere ovviamente una via di mezzo. Su questo dobbiamo anche essere molto molto aperti, no? Aperti. Perché per noi i margini del peccato mortale generalmente sono abbastanza ristretti, già per chi ci crede, no? Magari uno pensa alla bestemmia, non andare a messa la domenica. Ecco, già quando uno entra nell'impurità, non tutti oggi credono che in re venerea non datur parvitas materiae, quindi quando entri in quel mondo, entri subito in un mondo dove ti scotti appena ti muovi. Ecco, però poi per il resto, ecco, ci sono molti comportamenti oggi diffusi, per esempio, tanto per dire a qualcuno, la volgarità in se stessa e la volgarità come strumento di offesa del prossimo. Ma io ho molti dubbi che siano peccati veniali, d'accordo? Quando Gesù nel Vangelo dice: se tu gli dici a tuo fratello stupido, sarai sottoposto al sinedrio, se gli dici pazzo, sarai gettato nel fuoco della Geenna. Io dico ai miei cari ragazzini piccoli, dico, se gli dici anziché pazzo vaffa, che va in paradiso, non credo, no? Cioè, che è più brutto, sentirsi dire pazzo o sentirsi, ecco, mandare in quel certo paese? Penso che sia più mortificante la seconda, no? E quindi chi fa la seconda, poi va tranquillamente a farsi la comunione, e quando si confessa dice, vabbè, ho detto qualche parolaccia, no, per dire, no? Quindi bisogna molto molto dilatare gli ambiti, stando in situazione, insomma, di apertura di cuore, no? Ecco, e anche qui molto valgono gli scritti degli autori probati su questo, no? Per esempio Sant'Alfonso Maria de Liguori è un punto di riferimento fondamentale, insomma, per quanto riguarda la teologia morale, no? Ecco, dobbiamo però chiedere al Signore che si dilati, insomma, l'ambito di azione della nostra coscienza del peccato. Sapete, il peccato è sempre una trasgressione ad una legge di Dio, no? O anche ad una legge della Chiesa, perché le leggi della Chiesa, secondo la dottrina comune, vincolano in coscienza, quindi non è semplicemente, ecco, una norma umana, ecco. Quindi le leggi della Chiesa obbligano in coscienza, a meno che non vi sia, come
non si sia stati da essi dispensati, insomma, no? Quindi adesso qui il discorso è molto molto complesso. Questa è una meditazione, quindi si vuole semplicemente dare degli spunti di riflessione, no? E, però è importantissimo approfondire il peccato e imparare soprattutto anche in questo, perché molte volte noi non sappiamo ascoltare la voce della nostra coscienza, che se ci fermiamo ci riprende di tante questioni. E qui dobbiamo imparare ad avere discernimento, quindi a riconoscere la voce della coscienza, perché appena si attiva la voce della coscienza, si attivano anche i nostri dischi mentali, cioè tutto quanto il processo con cui noi ci giustifichiamo, ci scusiamo, minimizziamo quello che facciamo noi, salvo poi amplificare e ricamare su quello che fanno gli altri. È una cosa molto importante, non c'è vita solida se non c'è un impegno e un lavoro assiduo su questo punto. Ecco, Gesù ha fatto poi vedere la bellezza della confessione, qui c'è di nuovo questa esperienza straordinaria dell'assoluzione data da Gesù, conosciuta anche questo nel campo della vita mistica, e come abbiamo già visto in qualche altra meditazione, però Gesù dice che la confessione dà la vita e la risana dalle ferite, vedete proprio l'immagine della coltellata, no? E che anche quando si tratta di peccati piccoli rende l'anima inferma e debole e si rendono inferme le virtù che si sono acquistate. Però, dice, risana le ferite, restituisce vigore alle virtù più o meno secondo le disposizioni dell'anima. Cioè, in base a quanto bene ti sei confessato e preparato alla confessione. Perché la confessione è un sacramento che opera ex opere operato, però ha questa del tutto particolare peculiarità che la quasi materia, cioè della confessione, sono gli atti del penitente. Per cui quanto più perfetti sono gli atti del penitente, tanto maggiore frutto produce la confessione. Quanto più imperfetti sono gli atti del penitente, quanto minore frutto produce la confessione. E gli atti del penitente sono la contrizione, cioè il dolore dei peccati commessi, motivato quando è perfetto dal solo amore di Dio, unitamente al proposito di non più commetterli, questo fosse anche la più piccola cosa che noi confessiamo, e l'accusa dei peccati. Noi sappiamo che la Chiesa insegna che l'accusa dei peccati per specie, numero e circostanza dettagliata va fatta solo per le colpe mortali, quindi non serve entrare in troppi particolari quando si tratta di colpe piccole. Tuttavia, ecco, i maestri di spirito raccomandano che la confessione, come loro la chiamano, sia il più possibile nuda. Cosa vuol dire? Nuda significa, anche se si tratta di cose piccole, confessarle in maniera tale da favorire la nostra umiltà. In circostanze normali, anche se di questi tempi è tutto da dimostrare, insomma, no? Quando uno sta nudo, almeno da dopo Adamo ed Eva in poi, si vergogna, d'accordo? Ecco, quindi non... Ecco, che la confessione sia nuda vuol dire che è il momento in cui, come dire, mi spoglio interiormente, quindi mi vergogno di dimostrare come sono fatto e quello che ho combinato, perché non sono cose belle. Ecco, però questo gesto ascetico, che ripeto è necessario secondo l'insegnamento di Santa Madre Chiesa solo in caso di peccati mortali, non in altro, però pur non essendo necessario, se io sono capace di compierlo, indubbiamente la confessione lascerà frutti e grazie molto più profondi nella mia anima. Questo è in dubbio, questo qui. Così come molti frutti lascerà nella mia anima, se pur trattandosi di cose piccole c'è un pentimento sincero, perché se non c'è un pentimento sincero, se io confesso tanto per dire, ho fatto questo, ho fatto sta chiacchiera, ho fatto sta critica, sono stato distratto nella preghiera, ho fatto quest'altro, e lo confesso così, che succede? Che finita la confessione, continuerò a chiacchierare, a criticare, a mormorare, a stare distratto, cioè,
senza nessun tipo, nemmeno di provarci un po' a fare qualche piccolo passetto avanti. Perché non è che la confessione opera in modo magico, come Gesù spiega, no? Come tutti i sacramenti. La loro operatività ex opere operato, che la Chiesa ha insegnato, non ci esime dal riceverli con le debite disposizioni e dal prepararci bene ad essi, perché possono produrre tutti i loro frutti. La stessa cosa vale per la comunione fatta in maniera pietosa, senza nessuna preparazione, senza nessuna devozione e senza nessun ringraziamento. Quella, non lo so se è esagerare, insomma, ma non so se più dispiace a Gesù che gli fa piacere, insomma, forse un po' troppo questo qui, ma certamente frutti grandi di santificazione nell'anima non li produce, potrebbe addirittura diventare occasione di peccato, perché una confessione fatta superficialmente, malamente, trascuratamente e frettolosamente, portandosi a spasso Gesù subito dopo la benedizione, perché non è buono neanche stare 10 minuti in pio colloquio di ringraziamento con lui, insomma, non è una cosa che dà grande gloria a Dio. Ecco, quindi questo ricordiamo, il sacramento della confessione è un sacramento importantissimo nella nostra santificazione e, come si vede, evidentemente, insomma, nella vita, nella divina volontà, bisogna imparare a fare un uso santo di questo sacramento, quindi lungi dal poterne fare a meno, come qualche travisatore degli scritti di Luisa da qualche parte ho saputo che va blaterando. Altro che farne a meno, bisogna imparare a farne un uso sempre migliore e sempre più perfetto, perché ciò che offusca lo splendore della nostra anima stia lontano da essa. O qualora vi dovesse in qualche modo fare capolino, sia completamente terso dal sangue di Gesù e eliminato, ecco, dall'azione della nostra anima e coadiuvata, ecco, supportata ed incoraggiata dalla grazia, in particolare dalla grazia che viene da questo sacramento. Bene, Divina Maria, noi sappiamo quanto tu raccomandi l'uso frequente e ben fatto del sacramento della confessione, semplicemente perché ci vuoi quanto più possibile vicino a te. Noi non possiamo purtroppo diventare, ahinoi, immacolati, purtroppo. Ecco, però possiamo avvicinarci da lontano, insomma, alla tua purezza. E prendendo molto sul serio le parole di Gesù e non essendo mai superficiali o grossolani, insomma, su questa materia, ecco. Lungi da noi il perdere il senso del peccato, ma attraverso la tua intercessione, la tua mediazione, la tua presenza, possa essere sempre più raffinato, e non soltanto quel senso del peccato, ma anche la coscienza delle nostre imperfezioni, che sono veramente innumerevoli. E la sollecitudine, ecco, nel lavorare nella nostra anima per poter togliere le radici cattive, coltivare le piante buone, raddrizzare quelle storte, soccorrere quelle che si stanno seccando, eccetera. Ecco, perché senza questo lavoro non è possibile né piacere al Signore né tantomeno vivere nel regno della divina volontà. Ecco, tu che sei poi la pacifica per antonomasia, colei che non ha conosciuto il turbamento, ecco, aiutaci a tenere sempre lontano il turbamento dal nostro cuore anche quando siamo provati in vario modo dal Signore, riposando, ecco, rimanendo sempre quieti e
tranquilli anche nelle prove, sapendo che tutto scorre sotto il beneplacito del divin volere e nulla di male può capitare a coloro che amano te e che amano Dio. Nella divina volontà, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, Amen. Ti benedico per aiutarti, ti benedico per difenderti, ti benedico per perdonarti, ti benedico per liberarti da ogni male, ti benedico per consolarti, ti benedico per farti santo. Ti benedico dunque nella divina volontà, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Fiat Ave Maria.